Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi ci troviamo a Milano. Ma scusa, perché non andiamo all'estero a fare sto video? Lei sa quanto dista Lugano? In auto, un'ora. Un'oretta? Sì. Un'oretta siamo al confine, davvero? Beh, allora... Allora... Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati. Siamo a Lugano. Lugano è una città svizzera in cui però si parla italiano, facendo parte del Canton Ticino, che è l'unico cantone italiano in Svizzera. Siamo qui per cercare di ottenere una prospettiva un po' più precisa su quella che è la relazione tra Italia, Svizzera italiana e Svizzera, quella tedesca, francese, la Svizzera. Andiamo! Io sono di Caslano, qua in Ticino. Okay. Tu? Io di Comano, la collina qua sopra. Sono di Stabio, che è praticamente al confine con l'Italia. Where are you from? I'm from Zurich, Switzerland. So you speak German there, like? Yes. Sono nato qui proprio a Mendrisio, ticinese, quindi chi ha parlo il dialetto, come per esempio anche il dialetto milanese simile. Tu ci dicevi di dove sei esattamente? Sono di Lugano. Okay. Però ora vivi? A Berna. Che è nella parte... tedesca della Svizzera, è la capitale. Perfetto, è esattamente la persona che stavamo cercando. Come viene appunto percepita l'Italia e l'italiano in generale dalla parte italiana ticinese della Svizzera? Credo che ci sia un grande distacco. Nella mia classe ho molti compagni di classe dall'Italia e noto proprio questa grossa differenza di... sono più aperti, sono più... andiamo, facciamo forza su. L'italiano è la nostra lingua madre, però comunque ci vogliamo distinguere dagli italiani, o questo è più o meno quello che fa un ticinese o come ho vestito io la mia infanzia. Preferiresti avere un'apertura da parte dei ticinesi o comunque ti piace che sia così? Ma a me piace che sia così, perché sono ticinese doc proprio. Quindi l'italiano in generale quando viene qua in questa zona della Svizzera com'è visto secondo te? Dipende. Da che punto guardi il mondo tutto dipende. L'italiano tende a vestirsi bene, spende, ci tiene al suo aspetto. Vado spesso in Italia per vacanze oppure anche a Milano a fare un po' di shopping, sì. Ovviamente. Io devo dire che sono stata a Bologna, è una città col fascino italiano ma con l'organizzazione svizzera. Però questo è un grande complimento per Bologna, dove noi risiediamo, quindi la accogliamo volentieri, sì. Solitamente noi le feste o le serate che facciamo, se c'è gente anche da fuori, dall'Italia, per noi è sempre un piacere. No, sono carissimi, non è se hanno una ospitalità, si dice così? Sì, ospitalità. Ospitalità, grazie. Parola difficilissima. Sì. C'è questo tema politico dei frontalieri che poi vengono qua a rubare il lavoro ai cinesi, cosa che io non condivido per niente, perché se uno è più bravo a lavorare, ovviamente venga venga in Ticino a lavorare. Allora, tu ci metti a riconoscere un italiano al parco, lei? Subito. Presto. Le scarpe, il modo di avvolgere, e tutto qua. Italiano. Esatto. Allora lei ha preso casualmente una persona che parla quattro lingue. Parlo lo svizzero tedesco, il tedesco, l'austriaco, perché mamma austriaca, abbiamo inglese e francese. Quattro, ma ne sto contando di più. Sono dei dialetti in fondo, no? Io ne parlo cinque, lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, l'italiano e il francese. Se fai fatica a ricordarsi quante sono le lingue che parlo, perché sono un po' troppe, ok, molto bene. Impariamo il tedesco e il francese a scuola, però... Quindi tu conosci tre lingue? Sì, esatto, perché bisogna imparare, sono obbligatorie. Quando l'italiano inizia a parlare si capisce che fa fatica a parlare altre lingue. Per esempio l'inglese fa fatica. Forse anche essere sempre stati abituati ad avere una sola lingua, poi quando vai a provare ad aggiungerne una ad una certa età è più complicato che... È complicato, quindi non è un ammanco, è un dato di fatto, sicuramente. Ragazzi, di dove siete? Milano. Milano, entrambi. Sì, in realtà siamo veneti, però siamo arrivati da Milano. E qui tutto sembra più ordinato, più pulito, più tranquillo. E qua è completamente... cioè perfetto qua, perché è molto verde, c'è molto spazio. Mi ha colpito che appena arrivato i cestini per la spazzatura qui sono vuoti, quindi ci si possono usare. A Bre c'è una cara amica di me, italiana, ma è come noi veramente. Se, non nota nessun tipo di differenza nel modo di vivere, negli atteggiamenti. E magari nel modo come guidano.
Ad esempio Roma, fantastica, affascinantissima, la adoro, però ecco, quando ho dovuto aspettare un bus diciamo che non è mai arrivato. Ogni volta che vado in Svizzera tedesca mi sento io l'italiana che arriva in Ticino e quindi... E in cosa consiste questo sentirsi tu l'italiana? In quali caratteristiche? E mi sento più aperta io rispetto a, appunto, a un svizzero tedesco. Poi invece quando sono qua mi sento più chiusa rispetto, non so, è proprio una catena. What's your, like, your relationship when you come over here, like in Lugano or in Italian places in Switzerland? For me, Lugano, Ticino, it's a holiday place. It's for yeah, dolce vivere, non so. Tra la Svizzera tedesca e la Svizzera italiana? Nota magari che ci sono, che ne so, c'è un po' di distacco, anche magari per il... Sì, sì, c'è il Gottardo in metà e si sente veramente. La geografia influisce molto. Tantissimo, sì. E appunto mi ricordo che una volta, senza farlo apposta, comunque un assistente di un professore ha detto eh sì, o per persone che vengono dall'estero, quando io sono svizzera come loro. E appunto magari all'inizio si può dare un po' fastidio, però è proprio la particolarità della Svizzera, che ci sono queste diverse regioni e diverse lingue, diverse particolarità culturali, eccetera. Questo era quanto, quindi ragazzi speriamo che questo quadretto vi sia stato utile, più o meno come lo è stato anche per noi realizzarlo. E colgo l'occasione per ricordarvi che settimana scorsa, nel caso lo aveste perso, è uscito questo video con due stranieri nel sud Italia, abbiamo fatto un po' di rome. E inoltre, tra pochissimo, sul nostro profilo Instagram uscirà un contest che per il momento rimane top secret, ma a cui teniamo molto perché riguarda una nuova destinazione e mille discorsi sul futuro che, se avete voglia, trovate lì su Instagram. Grazie ancora, ciao. Bella Lugano comunque, doveste venire a fare un giro.